E salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale, io sono Mizan e rieccoci con Road 96. Allora, dopo aver visto nell'episodio precedente l'agente Fanny, una mamma preoccupata per la perdita del figlio, e ragazzi ci sta, e dopo aver fatto le nostre ipotesi siamo convinti che il figlio che cerca Fanny sia Alex, che noi abbiamo già trovato più e più volte, ma queste per l'appunto sono comunque supposizioni. Detto questo, continuiamo la nostra avventura, anzi, continuiamo il nostro viaggio e vediamo dove andiamo a parare. Allora, riprendiamo da qui, dove ci siamo lasciati l'ultima volta, che dovrebbe essere una specie di discarica. Keep out. State lontani. Questo è il coso di John. Controlliamo sempre se in giro magari troviamo anche qualcosa da mangiare, così magari recuperiamo un po' di energie. Anche se in realtà dubito che troveremo qualcosa qua dentro. Una mazza. Ah, per roba. Ok. Ora ho fatto una cazzata. Rompiamo tutto? Ok. Però guarda, cioè dai, me li metti così proprio a dire buttali a terra. Lo so, stiamo facendo una cazzata, me lo sento. Ok. Possibile che non arriva nessuno? Reception. Io ragazzi qua spacco tutto, però... Boh. Ovviamente. Vabbè, però la mazza come te, Gerard, quindi non puoi pensare che... Allora, sono giusto di passaggio. You've been breaking things, haven't you? That's not very nice. Anche tu con quella mazza non è che avevi intenzioni migliori, eh? Però, ragazzi, voglio fare... Proviamo a fare i cazzuti stavolta, va? Non mi faccio arrabbiare. You, sorry. Follow me. I wanna show you something. Ok. Impressive, isn't it? Cosa? Sembra un luogo dimenticato. It's not like one. It is one. You know, you remind me of someone. Chi? Never mind. Che posto è questo? The brigades used to live here. In fact, this is where they planned the attack in 86. Perché se ne sono andate? Lei è un membro... Perché se ne sono andati? Tyrak found it after the attack.
Those still here were arrested. And many were never heard from again. Non diciamo niente. Go on. Take a look around. Ma la mazza che avevo me l'ha tolta? Apparentemente sì, non ho più niente. E questo coso enorme? That's what they called the radio tree. They used it to make their radio broadcasts. You're looking at what allowed them to recruit their members. Capisco. That's what I wanted to show you. I think we should break it. Appena detto che... I did. We should break it. Beh, oddio, tirarmi indietro adesso, ragazzi, non ha senso. Stavo spaccando tutto, quindi... va bene. Come on. Sperando che non arriva John, che è una brigata. Poi ricordiamoci, noi siamo sempre persone diverse, quindi teoricamente noi non stiamo facendo nulla di male. Più tardi. Oh sì, bevi. Posso bere anche questa? No. La polizia è aumentata a causa delle proteste? Yeah. Hope they don't get to certain brigades before I do. Probabilmente molti sono a favore della Flores. Oh, I don't know who that is. Ti devi informare, Gerard. Perché odia le brigate? È per la figlia. Well, they took Lola, is why. Chi è Lola? Lola was my daughter. The brigades took her away from me. Ma però, Gerard, devi fumare di meno. Guarda che occhi rossi che hai. Mi dispiace. She was just 16 when she joined them. Her biology teacher, Bob Winters, recruited her. She always liked Bob. Bob Winters? I'm saving him for last. Never mind. Today's a day for healing. Era solo una ragazzina. She was. When the day came for the attack in 86, they sent her and some other members to the wall. The detonation didn't go as planned, I guess. And she was buried beneath the rocks. Mi dispiace, però dai, anche Gerard, ragazzi, aveva una storia veramente triste. She wanted to be a paleontologist, someone who studies dinosaurs. She knew everything about them there was to know. Their names, what they ate, everything. Perché ci sono dinosauri? Ah, ecco, vedi, ha creato un santuario per lei. Questo qui dietro è il suo camper. Yeah. Of course she decorated it with dinosaurs. This was a mistake. Non parliamo. It didn't help. None of it. Vabbè, cosa non è servito? Destroying the tree. Talking. It only made things worse. You should run. Run. Sì, dove diavolo è andato? Ma ragazzi, è uno psicopatico del... veramente, via. Ah, da qua. Ma sta sparando.
Che pazzo, mamma mia, veramente. Posso rubarti l'auto? No. Ah sì, c'è l'auto, c'è l'auto. Rubiamo l'auto, se si può rubare. Cazzo, servono le chiavi. Andiamo di autostop. E poi, come sempre, ragazzi, ci salutiamo. Va bene, mancano 951 km alla fine del confine. Direi che possiamo salutarci qui per questo episodio. Voi, mi raccomando, come sempre, spolliciate, mettete like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci rivediamo in un prossimo video. Un saluto da Bizarre Agaret. Ciao, voglio!